Magari c'è anche mangaka, magari c'è da comprare un mouse, fai 3.000 spettatori al volo. E in chat, Rischi. Luca? Luca, devi comprare un mouse per caso? 3.000 spettatori assicurati, eh? Questo mi sembra un po' un attacco però verso Luca. No, no, oggettività. Intervista la ragazza di... No, l'ho già intervistata, bene o male, la ragazza di Luca. Sì, ho fatto qualche domanda, tra l'altro è rimasta anche piacevolmente sorpresa, quindi... Vorresti dire che se avesse incontrato te prima di mangaka starebbe con te adesso? Questo è quello che stai dicendo praticamente? Cioè la vita è bella perché varia, quindi non si sa mai ovviamente. Ti faccio parlare con Giulia. No, ti conviene Luca, se mi posso permettere. No, io non mi permetterei mai di far niente con nessuno. Cioè parlare non vuol dire automaticamente provarci, cioè. Ciao Luca. Nanni. Dimmi Luca. Vai, te la passo, non ho capito cosa si parte con il bagaglino, vai. Io non so cosa rispondi. Ciao. Eccoci. Giulia, ciao, Giulia, posso fare una domanda? Ma di cosa stavate parlando? Perché in realtà io non ho capito un cazzo. Ciao Giulia, sono Dario. Senti, se tu dovessi scegliere tra due parole, ovvero mangaka e Abercrombie, cosa sceglieresti? Abercrombie. Ma che vuol dire? Non ti preoccupare, quella che ti suona meglio. Abercrombie, direi. Pazzesco. Ah, vuole intervenire Nanni un attimo. Ciao Giulia, sì, ciao. Come stai? Tutto bene? Ti ho vista un po' nervosa ieri in chat contro quelli che dicevano il gatto in casa. Sì, lo so, ma perché ho letto dei commenti un po' del cazzo. Allora condiscendenza? Immaginavo. Io sono d'accordo con te comunque. Beh, eccola. Sono d'accordo, assolutamente. Anch'io ho avuto tanti gatti in casa. Ma mi è arrivata una clip dove dicevi, parlando con Luca, penso settimana scorsa, che eri interessata alle domande. Comunque che ti hanno piaciute le domande che avevo fatto a voi come coppia. Sì, sì. Possiamo organizzare quando volete. No, aspetta, a parte l'organizzazione che poi bisogna vedere, eccetera. Ma perché ti erano piaciute le domande, Giulia, se posso chiederti? Ma perché sono domande... sì? Che non vengono fatte solitamente, cioè sono domande un po' riservate, che io sinceramente non ci trovo nulla di male a rispondere a certe domande, cioè non ho qualcosa da nascondere. Bravissima! Ed effettivamente sono domande che per rispondere bisogna un attimo pensarci, e secondo me fa bene alla coppia, in questo caso io e Luca, pensare a come rispondere, perché magari sono cose che noi non ci diremo normalmente, non lo so, però comunque io non ci trovo nulla di troppo segreto, nel senso, ok, picchi. Beh. Luca nel sesso, tipo strangolamentini, ciaffoni, sculaccioni, eccetera. Beh, quando capita per forza. Eh no, ma immaginavo. Vabbè, ma è abbastanza reciproca la cosa. Quindi... c'è una cosa, Giulia, che vorresti fare con Luca, ma che Luca non vuole fare perché magari è intimorito o paura, oppure gli sembra una cosa strana? Ma forse l'aveva già detto. L'hai già detto? Penso di no, ma... Luca è dietro, tipo, nell'angolino, sta tremando. È nella cuccia, sì, è nella Luca, cuccia, Luca è tipo rosso fuoco con le mani che si copre gli occhi. Allora, non so se voglio io, però è una cosa che mi attizza. Però non so se poi magari realmente nella situazione mi piace oppure no. Che è... 3. Spiega. Tre persone. Ma ho due uomini e una donna o due donne e un uomo? No, due donne e lui. Ale, sbancato anche oggi! Lui ha un cuore molto puro. Sì? E, allora, sembra che a volte anche lui questa cosa lo possa intrigare, però... lo conosco e so che non riuscirebbe a fare una cosa del genere, perché è proprio puro lui di cuore. Ho capito, è puro di cuore, sì, anch'io, si può, lo capisco. Riassumere questa situazione con comunque chi... sta per piangere. Perché? È emozionato. Ma posso? Puoi di tutto quello che è, tanto. Si può riassumere tutta questa situazione nel famoso proverbio: chi ha i denti non ha il pane, chi ha il pane non ha i denti?
Bella anche questa. Sì, 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 è vero, è vero. Ha ragione Nanni, eh? Cosa dice Agnese? Il... non so, poi Agnese è un delirio. Pazzito, più totale. Partita. Il pane e hai i denti, sei contento? Questo? Ah, io il pane e i denti, sì, 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 no, quello certo, per forza. Ma è una... cioè, vi siete messi d'accordo per prendermi per il culo e per farmi sentire una merda o... Ma va, ma Giulia dice solo quello che pensa, ma io l'apprezzo. Cioè, è Luca l'idiota in questa situazione, mia Giulia, poverina. Da, Giulia è sempre stata... la vera protagonista secondo me della lore di mangaka, non mangaka. Giulia, scusami se vi metto una domanda, ma secondo te c'è un modo per far capire a Luca quanto potrebbe essere interessante una cosa magari? Ma lo sa anche Luca, lo sa secondo ma, me Luca... secondo me a lui a lui non dispiacerebbe, secondo me. Dici? Il fatto, sì, almeno a livello teorico, diciamo, di immaginazione. Però sul pratico, secondo me, potrebbe essere un po' intimorito, ecco. Sai perché, secondo me, parafrasando, perché comunque devo stare un po' attento, lo affatica il pensiero, cioè lo mette in soggezione il pensiero, perché comunque si tratta di gestire una situazione più complessa e sicuramente imprevista. Lo capisco, però se posso dare un consiglio a mio fratello Luca, mio fratellino Luca, posso dire: guarda Luca, è normale avere paura, ma poi quando ti trovi lì, l'uomo è abituato a... è come un liquido. L'uomo. Sì, l'uomo, perché l'uomo è messo in difficoltà da una situazione del genere, cioè... come ci siamo abituati al Covid, Luca, con le mascherine, le file, il plexiglass, eccetera... ti abituerai tranquillamente anche a questa cosa qui, te lo posso assicurare, fratello. Corpo abitua praticamente. Ma vattene a fanculo, Luca. Luca, perché non è ancora successo secondo te? Vabbè, a parte che l'ho pensato in tempo di Covid qualche mese fa, quindi è stato proprio no. L'hai pensato quando ne ha parlato Nanni che con la sua ex aveva fatto... No, io te l'avevo già detto prima e tu mi hai detto, ma guarda che Nanni ne aveva parlato. Guarda, io personalmente te lo consiglio veramente tanto, Giulia. Secondo me è molto interessante e al di là dell'infantilità del semplicemente avere una topa in più è proprio bello, sono proprio belle le dinamiche che si vanno a interagire, soprattutto se siete una coppia consolidata della serie, che comunque c'è un'unione, c'è un gioco molto molto divertente e poi c'è sempre le mani in pasta, cioè non sa mai dove mettere le mani, se c'è sempre da fa, è proprio una festa romana, ecco, abbondanza di uva, vino. Senti Giulia, aspetta, ti faccio una domanda, Dario, ma tu faresti una cosa così? Ma no. E allora perché critichi Luca? Ma io, Giulia, ma... comunque capisco perché siete fidanzati, è una parentesi mia questa, ma che non c'entra niente. Sei proprio sicuro al 100% di non aver mai fatto uno? Cioè non è che magari eri tipo, un pochino alticcio, ti dimentichi, o magari Agnese se vuole dire qualcosa. Da parte tua lo trovo irrispettoso. Io ti chiedo scusa allora, ritiro la domanda. Tutto qua. Agnese può rispondere invece di... oppure... Agnese purtroppo non c'è in questo momento. Va bene, immaginavo. No, perché ti spiego, perché ho sentito proprio anche... Sì. Anche persone comunque in giro, nella città dove abito, e... Nanni! No, che no, Nanni? No, gente che ti conosce, perché sei famoso, Dario, cioè sei famoso non solo in Toscana, Nanni, in tutta Italia. E mi chiedevo appunto, avendo anche sentito diverse tue affermazioni in live, se effettivamente non fosse vero. Partire prevenuto, Dario. No, a parte prevenuto, ho già mandato un vocale all'avvocato. Mi sembra eccessivo, stavamo parlando... Nanni ci sta diffamando pubblicamente, amore. Stavamo parlando di questo argomento, mi sembra un po' eccessivo, ecco, considerando che tu stesso l'hai aperto. Mi hai rivelato informazioni? No. Lo stavo per fare, da denuncia? Non lo stavo per fare, Dario. Sei te che hai overreactato come al solito. Quindi Giulia... dimmi la verità. Giù la maschera. Ti senti soddisfatta completamente sotto ogni piano della tua relazione con Luca, oppure c'è qualcosa che effettivamente può e deve essere migliorato? Questa cosa vide, insomma, che hai detto prima è gravissima, eh? Bisogna provvedere. Ma chi, io?
No, 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 non te, te sei a postissimo, la numero uno, no? Dicevo, Luca deve provvedere assolutamente. Per forza. Anzi, se volete una mano, beh, noi ne possiamo parlare, cioè, ma più che altro vi indirizzo, vi do dei consigli, ma a scopo ovviamente illustrativo. Ma io in realtà sono contenta così. Non so, non so Luca, secondo me Luca ha qualcosa da ridire a riguardo. Attenzione, Luca. No, Luca, non fare il pavido. Butta dentro Luca. Arrivo. Luca, no, non fare il pavido. No, no, cioè, va tutto bene. Siamo in amicizia. A lui, no, cioè, comunque lei vuole fare friso, ma lui vuole il CBO. Cioè, veramente una coppia assurda. Ma l'assortita, non è possibile. No, no, a me va bene, cioè adesso se prendiamo consigli, diciamo, insomma, da persone con più esperienza ci fa molto comodo questo, cioè certo. Forse più a me che a lei, forse anche a lei, non lo so. Non lo so, vedremo al matrimonio. Capito, cioè, abbiamo zero esperienza, è come dai un matrimonio grande senza festa, conoscere la lingua. Al matrimonio grande festa faremo, eh? Matrimonio, festa, bene, tutti fidanzati al matrimonio, spero, vi presentiate. Ma speriamo, Sempre bello festeggiare insieme. Ma sì. Luca, cos'è che ti spaventa di più di una possibile esperienza a tre? No, diciamo che quella che spaventa a me è a quattro, però a quattro adesso non c'è. Come a quattro? No, piano. Perché ti spiego, Giulia, ti posso spiegare una cosa, Giulia, se posso? Sì. No, però già questa ossa dove parti prevenuta non mi piace molto, eh? No, ma non è che parto prevenuta, non ne avevamo mai parlato. No, ma non è che bisogna parlarne, ti dico secondo me la mia visione della cosa, però è una posizione. Allora, secondo me quello che intende Luca è non una sorta di sharing continuo, cioè non un'orgia, non si può parlare di queste cose, non un'orgia, ma una cosa dove Luca e un altro ragazzo, magari insomma... che può anche piacere, non ti fa proprio ribrezzo, ti guarda mentre magari te applichi il tuo charme nei confronti di un'altra persona di sesso femminile. Questo era, credo, eh? Sì, questo è quello che mi spaventa di più, perché mi metto un po' d'ansietta. Però vabbè, l'altro, magari tre più intimo, è dipende da chi è l'altra persona, capito? Da chi è, come l'altra persona. Secondo me bisogna essere un po' disinibiti, forse. Stai dicendo che non so disinibito? No, è che se non abbiamo mai provato, è chiaro che siamo tutti e due molto imbarazzati. Io e te dovremmo guardare altri tre che fanno. No! Sì, ogni volta che pari è uno in più, scusami Luca. Anche Luca, altri due, io ti posso dire con assoluta certezza che guardare altri due che improvvisamente davanti a voi in maniera imprevista, e quindi questa cosa genera anche molto interesse e tutto, aiuta molto, accompagna in un certo senso. È un po' tipo il jazz di sottofondo. No, quando sei così inesperto, nel senso non sai mai cosa aspettarti, come reactare a determinate cose. Sì. Beh, se dici reactare, sicuramente si ammoscia tutti i sinari di scelta. però sì. Giulia, secondo me lo devi prendere per le palle e strizzargliele forte. Metaforicamente, no, ovviamente. Non so cosa vuol dire. Devi spronare tanto. Cioè, devi essere te il sì, carro. Sì, che bisogna essere convinti al 100% in due, capito? Se siamo un po' più timorosi, poi è un po' un casino. Sì, però io ho imparato una cosa della vita. Se sei timoroso, non farei mai niente. Esatto. A un certo punto devi... Bisogna buttarsi. Bisogna buttarsi per forza. Soprattutto in questa roba. Ma tipo, la più bella del mondo. Esempio, no? Dimmi tutto, se Luca. Devi andare a fare il bagno in un... lago dove l'acqua è molto fredda. Vai, fai, entri con piano cazzate. Piano ti bagni o ti tuffi? No, mi tuffo io, tuffi, ovviamente. Non c'è senso farti piano. Io invece, capito, entro piano piano, ma sento l'acqua. Infatti a te serve qualcuno che ti ci butti dentro il lago. No, dico, per esempio, siamo io e te, Luca, no? Che si è fatto lo spacchettamento quello di Yu-Gi-Oh! Drago Bianco, grande eccitamento, perché abbiamo spacchettato finalmente, grande collaborazione. Bellissimo. Dopo tanto tempo. Venga dopo anch'io, tanto No. E tra l'altro saremo anche nello studio, con la camera da letto ricordo matrimoniale, eccetera, eccetera. Studio vicino a casa mia, E non è vicino a casa tua, e tutto il resto. Noi siamo molto contenti, però a un certo punto, sai, abbiamo bevucchiato, c'è stato magari il pub prima, eccetera. Apriamo la porta e, grande sorpresa sia per me che per te, c'è Giulia, magari, boh, che cazzo ne so, con Agnese, che improvvisamente sono state colte da un...
una roba pazzesca, no? Cioè, da, un fuoco da passione, amicizia e tutto. Cioè, come reagireste a una cosa del genere, Luca? Pazzesca, non trovi? Sì, sono tipo quelle incognite che secondo me finché non ti ci trovi davanti non riesci a prendere. È difficile a livello mnemonico immaginarla. Giulia, cosa ti pensi? Come reagiresti? Buttala dentro, Giulia. Oddio, cosa faccio? Boh. Continui o ti inibisci? Cazzo, ne frega a lei. Sì, appunto. Allora, a posto, cioè, se la situazione è tutta così tranquilla, che c'è approvazione da tutte le parti, penso che potrei rilassarmi. Io poi ti aiuterò, ti aiuto parecchio, Luca, assolutamente. Non è che te lo metto un culo, però ti dico, Luca, tranquillo, cioè, è una cosa bella, rilassati, un po' di... Cioè, possiamo goderci lo spettacolo, tipo, quelle cose là. Un po' di, sai, beviamo un po' di birra, magari un whiskino, quello importante. Ciao. Ah, è così è facilitato l'ingresso, chiaro. Ma che ingresso? Vabbè, comunque sì. Sì. No, l'ingresso in questo mondo è facilitato. State facendo praticamente i conti in tasca all'oste, cioè state parlando di cose incredibili, ospiti da qualcun altro, e è maleducazione non invitare. Ma che cazzo vuoi, cioè, il canale te l'ho fatto io, zitto, è mio, praticamente. È come, questa è diffamazione, è come se io venissi a cena, andassi a cena al ristorante e all'improvviso c'è più il tavolo. Ho sbagliato esempio. È come se Dario mi invitasse per esempio a casa sua a cena e all'improvviso si mettesse a parlare con un altro invitato di un'uscita tutti insieme domani senza invitare me. Sì, lo farei lo stesso, non è che lo farei, quindi... Però è maleducazione, se mi permetti. Non so che cosa sia l'educazione, sinceramente, però va bene. Non c'è rispetto? No, quello no, assolutamente. Vabbè, allora la nostra amicizia si fonda su delle basi molto, molto poco solide, scusami Luca. Io... Beh, Nanni, mi hai sempre dichiarato che io per te sono solo un conoscente. Adesso non cambia. Hai visto? Rotto nel culo. Io invece ho sempre detto che Luca è un fratello. Vedi, Nanni. Luca lo sta. Relegato al ruolo di conoscente, adesso non te lamenta però. Stronzo! No, io ho detto buon conoscente con una buona possibilità di diventare un mio amico. Solo perché vuoi arrivare a Giulia. Solo perché? Vuoi arrivare a Giulia, di no, verità. No, non voglio arrivare a Giulia. Sei te quello che vuole arrivare a Giulia, chiaramente, dopo questa chiamata. No, io voglio arrivare ad Agnese e Giulia, che è una cosa ben diversa. Sì, c'è sempre la scusina. Secondo me Agnese è solo il mezzo, cioè solo il tramite per i tuoi loschi scopi. Calcola che ti denuncio domani. Questo rischi grosso per davvero, Troppo... Che poi, raga, va bene. Allora, diciamola tutta, no, raga. No, chiudo. Allora, diciamo, allora, cara chat, sappiate questo, che fa tanto il furbo Nanni, no? E dice, perché Dario è in mezzo, Allora, questo stronzo ha detto, ora io appena arrivo in Italia, vedrai, ora trovo una bella ragazza, appena la trovo si fa una bella cena, Dario, e poi succede, vero Dario? Bello, non vedo l'ora, la pizzettina napoletana fiera, e poi, madonna, che bello, quadrifiamminghi, altro che quadrifiamminghi, l'intera vostra, gli Uffizi. Brutta merda! È tutto qua? Tutto qua cosa? Che cazzo vuoi che vuoi sfruttare anche te la cosa? Come al solito, fai tanto il santarellino, ma poi quando si tratta di visualizzazioni, abbonati, o topa, sei pronto a tutto! E giudichi me? Ma cosa c'entrano gli abbonati con la topa? Scusami, Sono l'unica cosa che a cui pensi nella vita. Ti svegli, il cotechino della nonna, ci aggiungo anche questo. Poi, abbonati, visualizzazioni, e poi se ci incastra un po' di tempo la topa. E te, quindi non devi fare l'ipocrita, perché anche te sei avventuriere come me. Certo, bisogna essere comunque, bisogna fare come lo chiamo io, il trekking del sesso. No, noi siamo gli Indiana Jones della figa. Oh, ecco, diciamolo. No, noi e te, io Agnese. Ah, no, scusami, ero sentito parte del gruppo per un momento. Luca, se tu fossi... se il cibo fosse sesso, che cibo saresti? Vabbè, ma che...
Ma che bello, Luca. Anche te... bene, dai, però. Cioè, veramente. Cosa, veramente, con il sedere. Però... capito? A tutto il mondo, Dio Madonna, a tutto il mondo. Perché il sedano è lungo e duro, tipo. Ma cosa? Di buono lo tocchi, si spacca. Lo spezzi perché è fragile, comunque. Però è tutto... Tipo, capito che io sono lungo, ma tutto... comunque duro. Comunque, allora, per chiudere i discorsi, sia con Nanni, per chiudere le storyline sia con Nanni, certo, che con Giulia, soprattutto. Soprattutto. Allora, non dire sì te, stavo dicendo a Giulia, Luca. quando Nanni vorrà presentarci la sua futura ragazza, a meno che non sia insomma, una persona non affine a noi, sarò ben felice di accontentare. Sarò ben felice di accontentare il buon Nanni e di accompagnarlo a una mostra. Se invece Giulia e Luca vorranno scoprire e avventurarsi nei meandri della bellezza estetica e del savoir faire. Guarda che mentre parla guarda Agnese. No, Agnese è andata via, è andata a fare le visite. Io sarò pronto per aiutare il mio fratello mangaka, e soprattutto Agnese sarà pronta ad aiutare Giulia in tutte le sue difficoltà o tutte le sue incertezze. Peppo felice. Sì, si possono imparare tante cose. Per forza. Allora, posso chiedere una cosa, Dario? Che volevo, certo, chiedere da un po'. Oh. Ma... non è per fare, cioè per paragonarmi, perché credo che ogni coppia sia a sé stante. Ma tu e Agnese, più o meno, ogni quanto lo fate? Ma perché lo vuoi sapere? Perché non capisco se sono io che non ho mai voglia. Ciao, tazzo. O, cioè, diciamo che... non ho gli ormoni sempre al massimo, ecco, diciamo così. Quindi volevo capire se era una cosa mia o una cosa che anche altri ragazzi hanno. Guarda, ti posso dire con tranquillità che Agnese... come posso dire? Non so come dirtela, però è abbastanza svegliotta ancora. Siamo abbastanza carichi, eh? Io sono come te, Giulia. Ma sei un uomo. Scusa Nanni, sì, se posso. Scusa Nanni se intervengo anche su questo, ma non ricordo che tu sia così di carattere. Magari mi sbaglio, Sì, sì, sì. Il lavoro stanca. Madonna, che palle. Ma non è questione del lavoro, in questo, cioè per me sarebbe lo studio, ma cioè che proprio gli ormoni, insomma, cioè non frizzano tanto. E perché state insieme ora te, Luca? Giulia? No, ma a me piace. No, no, ma no, ti sto dicendo da quant'è che state insieme, perché conta tanto. Quasi 2 anni e mezzo. Insomma, Cioè, perché io voglio sempre aspettare di avere... cioè, di essere proprio nel mood giusto. Perché nel chilling. Non mi va di farlo tanto perché va fatto ed è da un po' che non lo facciamo, capito? Voglio aspettare il proprio che sono realmente convinta. E okay, soltanto che questa convinzione non c'è... cioè, mi esce un po' raramente. Luca un po' la soffre sta roba, però da un lato io non mi voglio sforzare. No, secondo me perché dovete gettare un po' di benzina sul fuoco, capito? Devi trovare nuovi stimoli, perché è normale dopo magari 2 anni, 2 anni e mezzo, che cali un po' la libido. Bisogna gettare benzina sul fuoco, perché trovare nuovi modi per ritrovare lo stimolo perduto, capisci? Proveremo a 3, vediamo se... No, vabbè, non penso... Gol, Simi! No, esatto. No, ma erano le donne sempre a 3, non è che non due uomini, Nanni. Mi dispiace. No, ho fatto gol simile del Crotone, scusa, ho visto la notifica sul telefono. Luca, il tuo pene soffre di disfunzione erettile? No. A posto. Allora, okay. Scusami, ho fallito la teoria. No, mi sa che hai frainteso, sì, sì. Lui è perfetto, va benissimo, proprio sono io che... Perfetto, vabbè. No, nel senso, cioè...
quando lo facciamo io non posso dire assolutamente niente, sono super contenta. Però è proprio maiale, si vocifera, poi non lo so se è vero. Però è proprio cioè è un problema mio, non è un problema suo, è proprio un problema mio che io non ho spesso voglia, cioè proprio non mi ci viene voglia. Cioè io in realtà a me non è che mi crea un problema, a me va benissimo che vada così, cioè non ho problemi, però sento che lui, per lui sì, cioè per lui un po' lo soffre. Luca, devi adattarti al ritmo dell'altra persona. Ma invece no, ma si è adattato perché alla fine devo dire che se io dico no, lui non è che va oltre. Cioè, se io dico no, certo, insomma, si arrende. Anche perché sì, no, ma nel senso non è che insiste finché magari io dico sì. No, lui sa che quando io dico guarda, non c'ho voglia, basta. E allora si ferma subito. E questa cosa l'apprezzo tantissimo perché... Magari con un raspone, poi risolve con un raspone. Cos'è un raspone? Un raspone sarebbe tipo una masturbazione. Sì, no, ma infatti è una soluzione che abbiamo adottato, però è sempre un... Palliativo. Sì, è un palliativo. Esatto. Oppure, altro consiglio, passate tipo una settimana o tot giorni, top, vestiti non eleganti, però comunque come se stesse uscendo per un appuntamento nelle prime volte. Una settimana intera. Per vedere se magari è il clima casalingo, so, vedi il partner col pigiama, cioè se ti giri e vedi Luca col pigiamone, due metri, uno stecco, con la fava che penso senza mutande, cioè capisci, forse non ti sale proprio tutto questo arrapamento. Se invece magari è un pochino più in tiro, messo a punto un jeans, una camicetta, e altrettanto te, magari vi sentite anche più spronati. No, perché a San Valentino era tutto in tiro. Ma non mi ricordo. Ma sei corso in live. Cioè Luca c'era da far male. Però c'era tutto l'altro tempo. Adesso togli le due ore di live. Comunque tutto. Vabbè, avevamo mangiato un botto a pranzo. Dimmi se ho voglia dopo pranzo. Dai. Sì, ho capito, ma anche te, Giulia. Ma che cazzo vuol dire? Cioè, io dopo cena, dopo pranzo, a merenda, mentre sto mangiando. A me dopo i pasti. Cioè, a me dopo i pasti mi vendavo. Dopo i pasti, ma che cazzo è il Plasil? Io poi se Agnese mi fa una rezza, mi dà un ciuccione. Boh, manca poco, spacco la finestra. Col cazzo. Beh, Dario, te sei in una situazione un pochino. Insomma. Sì. Ci siamo, abbiamo sviscerato, sei più tranquilla? Io ero tranquilla anche prima. Appunto, Giulia è tranquillissima in realtà, Luca. Quindi non cambia niente, se fa una volta a settimana è come prima. Sì, però non state lì a programmare, cioè. Luca, deve essere naturale, cioè, se... Giulia in questo momento si sente un pochino più magari anche coinvolta dalla situazione generale, da chiusa in casa, con poca libido, cioè evidentemente c'è un punto critico non solo su di lei ma anche e soprattutto forse su di te, che non riesci a fargliela venire questa libido, cioè muovile un po' quelle manine, struscia cosa, prova, cioè sia un pochino più seducente. Devi riuscire a far venire libido, sì. Non toccando lei, perché se lei non vuole essere toccata... Cosa fai? Leggi il manga per far venire libido? No, devi inventarti altre cose. Ho trovato un paio di tecniche che non rivelerò perché fanno parte di quelle mosse segrete proprio. Non è fisica la cosa, è proprio mentale, capito? È più mentale, capito. Cioè se io non sono stimolata mentalmente, non riesco a stimolarmi neanche fisicamente. Ci sta. Cioè, è prima mentale e poi fisica. Cioè, se mi tocca a me, ti dico, ma sposta la mano, cioè, nel senso, non... Invece, se io tocco lui, è tanto diverso. Ma non è che vuoi essere un po' la padrona di Luca? No. No, non si muove lei, tendenzialmente. No, non è vero, dai. Vabbè, è che sei così bravo, io... Ma che cazzo sei, Luca? Quasi quasi mi faccio scopare anch'io. Ma trova anche a me, Luca. Allora, Giulia, non è che forse... È una domanda, non è una... Non è niente. C'è una briciola di asessualità? In me? No. No. Non credo, perché almeno soprattutto all'inizio, i primi mesi, cioè, eravamo proprio macchine da guerra.
Allora, secondo me, o è, sono gli esami davvero che ti hanno... Perché mi hanno detto... Mi ha detto Luca, stai calmo, mi ha detto Luca che eri molto, molto, vabbè, non in pena, però eri molto pensierosa riguardo agli esami, perché giustamente... Sì, sì, ma anche, ma in realtà ho visto che anche quando non li ho, a me da ginecologa mi ha anche detto, io prendo la pillola, no, ma per questioni che ho il ciclo doloroso, sì, sì, e mi ha detto che quella pillola che prendo, cioè, fa calare di molto la libido. Ah. Può essere anche bello. Se è quello, se è medico, casino. Cioè, o cambi la pillola oppure la smetti di prendere. Però se devi soffrire ogni mese, è un casino. Bel problema. Cioè, lei mi ha detto proprio quando me l'ha prescritta: mi ha detto in questo caso, per noi donne è la mente che ci fa salire la libido, non gli ormoni che abbiamo in corpo, proprio perché la pillola li regola e li abbassa, no? Quindi ha detto dovresti essere stimolata mentalmente, che effettivamente è quello che ho visto che funziona, soltanto che Le storie, cioè... dopo un po' finisce, dopo è sempre quello, cioè... Ma guarda, non lo so, c'è bisogno di nuovi stimoli. Ma roleplay l'avete provato a fare? No. No, ma il roleplay è cringe, poi con Luca, figura. No, roleplay nel senso non recitato. Sì, no, recitato. Nel senso di vestire, prova anche te, Giulia. Quella volta che l'abbiamo fatto in inglese lì, il roleplay. Abbiamo deciso di fare una cosa strana, ovvero di farlo parlandoci in inglese. Mamma mia, che cringe. Capace arriva col Death Note e la piuma. Allora... Vuoi che scriva il tuo nome oppure risolviamo in un'altra maniera? No. Luca, te cerca di giornalmente di far sentire la tua ragazza, spero che tu lo faccia già, comunque bellissima e meravigliosa. Questo lo fa. Vabbè, dai. Questo lo fa sempre. No, basta anche un commentino in giornata, non è che devi stare lì a lecca piedi. A baciare i piedi mezzo figurato. Vabbè. A parte che la soluzione in realtà è sempre stata chiara fin dall'inizio. Cioè, te l'ha messa proprio su un piatto d'argento la soluzione, Luca. Cioè, vuole fare a tre. Provate a tre. Vedrai che così gli rimane voglia. Anzi, la tua voglia la sfoghi su due persone diverse. Agnese ti sblocca sicuro, Sì, bisogna dalla terapeuta qua. La terapeuta, totale. Sì. Così poi Luca non si può lamentare, se ha sempre voglia, ce n'hai due per le mani, vedrai, ti passerà. Per forza. Brutto maiale. Di merda. Madonna, com'è possibile che io sono qua che piango ogni giorno cercando ogni dove, e quello ce l'ha davanti, dietro. Avendo conosciuto Luca e avendolo sentito in qualsiasi contesto, ti stupisci davvero di questo? No, non mi stupisco, ma è il mondo, e poi la vita è ingiusta, capito? Dai, Nanni, ti auguro il meglio, allora. Ti ringrazio, Luca. Allora, grazie Dario, grazie Nanni per tutti i consigli. Bacio, belli. È stato un piacere. Buona giornata, tesori. Ciao. Ciao Giulia, grazie per la compagnia, è stato un piacere, come sempre. Ciao. Ora vanno a tromba. Ora, perché c'è lui che c'ha il cazzo duro in questo momento, secondo me. È lì che glielo puntellava sul collo. Allora, aspetta un secondino. Forza. Ma secondo te le cose che ho detto possono mettere in crisi la coppia, o erano solo stronzate che sono entrate e uscite all'orecchio? Ma va, ma che crisi la coppia? Anzi, magari sono consigli che aiutano. Sì, vabbè, ormai c'è tutte le volte la coppia, non si dice coppia, si dice coppia, va bene. Coppia, sì, la coppia. Vabbè, fanculo. No, scherzo, mi si vuole bene, anzi, per l'amor del cielo, grazie che siete qua solo quando c'è il content, insomma. Prendi il telecomando e schiaccia, sai bene, quel top. Indovina chi c'è su YouTube, è Giubbins.